Finalmente oggi siamo tornati a parlare di autonomia in Regione Emilia-Romagna grazie a un'aula straordinaria voluta fortemente dalla Lega. Il problema è che Bonaccini non ha dato un cambio di passo, ha solamente spiegato tutto quello che è successo in questi anni senza dirci però cosa vuole fare, come vuole portare avanti l'autonomia, anzi demandando al Parlamento la possibilità e la volontà di fare questo. Secondo noi è completamente sbagliato. Ci vuole una visione, l'autonomia da troppo tempo la vogliono cittadini, imprese e famiglie. Noi siamo qui per dire che più tasse devono rimanere nella nostra regione. Dobbiamo sapere che la verità sull'autonomia sta nel riuscire concretamente a portare a casa più risorse nel nostro territorio. Questo è il nostro obiettivo, ecco perché continueremo a combattere perché l'autonomia in Emilia-Romagna sia una concretezza reale nel più breve tempo possibile. Non vogliamo parole, cose che Bonaccini ha purtroppo fatto anche oggi, ma vogliamo concretezza, serietà e buonsenso.